fino a un po' di tempo ancora sul Centro di Competenza Nazionale per il FOIA. Oggi appunto parliamo di giurisprudenza amministrativa e FOIA. Do il buongiorno a tutti, vi ricordo che potete scrivere via chat, esattamente come ha fatto Vincenza o Gaspare in questo momento. La chat per questo webinar ha una funzione centrale, nel senso che ci aspettiamo una forte partecipazione da parte vostra, quindi davvero qualunque cosa vi dovesse venire in mente, non esitate a chiedercela via chat, ci prenderemo cura noi di riproporre le domande a Valentina e a Mario a conclusione dei loro interventi. In realtà abbiamo previsto una parte finale dedicata a tutte le domande. Io lascio trascorrere solo i primi minuti per dare modo a tutti i partecipanti di fare accesso, quindi ne approfitto per darvi un po' di informazioni di servizio. La prima è questa qui, così come l'ho appena messo in chat, cioè dalla stessa pagina da cui vi siete iscritti per questo webinar, la pagina della piattaforma 20PA dedicata al seminario, di cui a un po' avrete modo di poter scaricare l'attestato di partecipazione, lo trovate nei miei eventi sulla piattaforma 20PA. Così come invece la registrazione integrale di questo webinar, le slide che verranno utilizzate dai relatori di oggi, avrete invece modo di trovarle sul sito del Centro di Competenza FOIA, di cui vi mando il link di qui a un pochetto, adesso me lo vado a recuperare. Oggi appunto parliamo di FOIA, di Freedom of Information Act all'italiana, quindi parliamo di governo aperto, parliamo di accesso civico. Lasciamo, come vi dicevo, trascorrere questi minuti per dare modo a tutti gli altri di fare accesso. Dopo passerò la parola a Valentina Albano, che coordina il progetto del Centro di Competenza FOIA del Dipartimento della Funzione Pubblica. E quindi subito dopo Valentina avremo la possibilità di chiacchierare insieme a Mario Savino per andare a guardare più nel dettaglio quelli che sono i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, proprio in tema di accesso civico generalizzato e quindi di FOIA. E il nostro pomeriggio dovrebbe più o meno funzionare così, quindi vi terremo compagnia fino alle 4 e un quarto con l'esposizione dei nostri relatori. Successivamente, come vi accennavo, tutte le domande che di volta in volta verranno poste via chat ci prenderemo cura di riproporle a Mario Valentina a conclusione dei loro interventi. Io in questo momento vedo che siete 32, ci aspettavamo un'ottantina di partecipanti, quindi torno a ringraziarvi per essere stati particolarmente puntuali e averci raggiunto in aula puntualmente. Anzi, mi sa che siamo noi, avrei iniziato con qualche minuto di ritardo. Vi ricordo che questo webinar è registrato, come vi accennavo prima, quindi la registrazione integrale la troverete sul sito del Centro di Competenza FOIA. Io credo di avervi più o meno raccontato tutto quello che poteva essere utile a far partire questo webinar. A questo punto silenzierei la mia webcam e il mio microfono, passerei la parola a Valentina che introduce in maniera un po' più operativa il webinar. Oggi a te, Valentina. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti. Sono Valentina Albano, come diceva appunto Gianfranco, mi occupo del coordinamento del progetto Centro di Competenza FOIA per il Dipartimento della Funzione Pubblica. In realtà quest'oggi sono in sostituzione del dottor Angeletti, che è il direttore dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, lo Sviluppo delle Competenze e la Comunicazione, in cui è incardinato il progetto Centro di Competenza FOIA. Purtroppo questa mattina ha avuto un impegno urgente personale, quindi si dispiace molto, ma non è riuscito a prendere parte, quindi mi ha chiesto appunto di sostituirlo, spero di poterlo fare degnamente. Cosa prevede, diciamo, l'incontro di oggi? Questo incontro si inserisce di fatto in un ciclo che ormai è consolidato da un bel po' di mesi volta a discutere e affrontare la giurisprudenza in tema di FOIA. Di fatto trae origine da un'attività che con il Centro di Competenza FOIA stiamo portando avanti ormai da 3 anni, vale a dire l'Osservatorio Giurisprudenziale, quindi un'attività di raccolta e massimazione della giurisprudenza appunto in materia di FOIA. Fino adesso abbiamo raccolto più di 170 sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato, a cui si aggiungono anche i pareri del Garante Privacy. Tra l'altro nel corso del mese di giugno abbiamo prodotto un report che riporta un po' una riflessione trasversale nell'arco del triennio, quindi dal momento di attuazione, di introduzione dell'istituto dell'accesso civico nell'ordinamento italiano, proprio per dare evidenza di quella
quella che è stata l'evoluzione giurisprudenziale rispetto a questo tema. Perché svolgiamo queste attività? Perché l'Osservatorio FOIA e tutte le altre iniziative che sono state messe in campo nell'ambito del progetto Centro di Competenza FOIA mirano proprio a fornire un supporto alle amministrazioni, ma sempre più anche ai cittadini nell'utilizzo dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. E di fatto ci auguriamo, insomma, di aver fino adesso fornito un supporto utile alle amministrazioni. Speriamo un pochino di sì, e questo un po' è dimostrato. Comunque, diciamo, l'aspetto positivo è che il FOIA ormai, diciamo, dopo più di 3 anni si inizia a consolidare all'interno dell'ordinamento italiano. E questo, ad esempio, è dimostrato dai numeri particolarmente positivi che abbiamo riscontrato in un'altra attività che periodicamente realizziamo come progetto, quella del monitoraggio sull'attuazione del FOIA. Proprio in questi giorni, quindi vi invito a visionare i dati sul sito foia.gov.it, abbiamo appunto recentemente pubblicato, anzi proprio ieri o l'altro ieri, abbiamo pubblicato i risultati del monitoraggio annuale sull'attuazione del FOIA presso i ministeri e la presidenza del Consiglio dei Ministri. E cosa abbiamo rilevato? Che di fatto, anche in un contesto di pandemia, in un contesto particolarmente critico, il FOIA ha avuto particolare attenzione da parte dei cittadini, perché il numero di richieste che sono pervenute complessivamente alle 15 amministrazioni che abbiamo analizzato è cresciuto sensibilmente rispetto al 2019, quindi si parla di un 31% in più, arrivando a circa 1000, quasi 1800 istanze. Tra l'altro, proprio perché, diciamo, in situazioni di pandemia abbiamo ampliato, diciamo, la nostra osservazione per andare a verificare l'impatto del Covid-19, quindi dell'emergenza sanitaria rispetto al numero, appunto, di richieste FOIA pervenute, e abbiamo rilevato come più del 10% delle richieste hanno avuto ad oggetto proprio l'emergenza sanitaria. Questo anche a dimostrazione del fatto che, ancor più in situazioni critiche in cui il ruolo, diciamo, del sistema pubblico diventa anche, diciamo, più importante e più significativo nei confronti e anche nella vita, diciamo, di tutti quanti, di tutti i cittadini, diventa ancora più importante, appunto, uno strumento che garantisca l'accesso alle informazioni e quindi garantisca la trasparenza rispetto all'operato del sistema pubblico. E tra l'altro, proprio dicevo all'inizio della capacità anche di risposta da parte delle amministrazioni rispetto a questo tipo di istituto, effettivamente abbiamo riscontrato che, a fronte dell'incremento significativo di domande e a fronte anche dell'emergenza sanitaria, e aggiungo anche a fronte della sospensione dei termini per i provvedimenti FOIA avvenuta per le disposizioni emergenziali nel periodo tra metà febbraio e metà maggio, di fatto la capacità di risposta nei termini da parte delle amministrazioni è rimasta sostanzialmente invariata, quindi l'82% delle risposte sono state realizzate appunto nei tempi previsti dalla norma, quindi dei 30 giorni. E tra l'altro abbiamo anche riscontrato una crescente propensione da parte dell'amministrazione ad attivare un dialogo collaborativo nei confronti dei cittadini nel momento in cui si possano verificare dei ritardi, diciamo, nell'attuazione. Quindi questi, diciamo, sono sicuramente dei dati positivi. Poi vi invito ad andare sul sito FOIA per accedere alle altre informazioni di dettaglio all'interno del monitoraggio. Quindi questo cosa vuol dire? Che di fatto non è più sufficiente, no, anzi non è più necessario un supporto sul FOIA? Probabilmente no, perché adesso ci troviamo davanti a una serie di sfide nuove da dover indirizzare. Sicuramente la prima sfida è data da questo nuovo momento, diciamo, storico particolarmente rilevante, in cui, diciamo, deve essere portata avanti un'importante azione di una strategia di ripresa e resilienza che porterà alla realizzazione di un forte operato da parte delle pubbliche amministrazioni, e al contempo ci attendiamo una forte richiesta da parte dei cittadini di avere trasparenza nei confronti di questa attività. Questo potrà implicare che non soltanto i ministeri, ma anche le amministrazioni locali saranno ancor più destinatari di richieste FOIA. Quindi sicuramente è importante continuare questa azione di cultura nei confronti di questo istituto, in particolare nei
nei confronti della trasparenza, anche diciamo, ancor più nei confronti delle amministrazioni locali. E poi, non da ultimo, ovviamente la stessa strategia di ripresa e resilienza dedica un'attenzione particolare alla trasparenza e all'accesso. Infatti, all'interno delle azioni di riforma per la settore pubblico, in particolare nell'ambito della semplificazione, sono esplicitate appunto la necessità di intervenire appunto in un'opera di semplificazione sugli obblighi informativi da un lato e anche sulle forme di accesso. Questo con l'obiettivo ovviamente non di limitare la trasparenza assolutamente, ma di limitare il numero di obblighi informativi nell'ottica di facilitare l'incremento della qualità dell'informazione che viene offerta. Quindi sicuramente ci sono delle nuovi spunti di riflessione, nuove forme che il Dipartimento della Funzione Pubblica intenderà mettere in campo per accompagnare questa nuova stagione. Proprio per questo motivo, anche nell'ambito del progetto Centro di Competenza FOI, adesso siamo un po' a un giro di boa, nel senso si sta completando questa prima fase, una prima fase, adesso stiamo procedendo con le riflessioni su quello che è stato tutta l'attività che sono stati svolti in 3 anni di realizzazione del progetto. Adesso ragioniamo appunto su quali altri strumenti mettere in campo nei confronti delle amministrazioni centrali, ma ripeto ancor più anche nei confronti delle amministrazioni locali, per accompagnare appunto le amministrazioni all'interno di questa nuova stagione di cambiamenti. Per cui diciamo faremo passare l'estate e forse i primi mesi di ottobre dell'autunno nella definizione diciamo di queste nuove attività, per poi ritornare appunto con nuove iniziative, con un nuovo slancio, un nuovo entusiasmo a realizzare, diciamo, altre attività insieme. E prima di passare la parola al professor Savino, che entrerà nel merito dell'incontro di oggi, volevo ringraziare il dottor Andreole e tutti i collaboratori di Formez con cui collaboriamo proprio per la realizzazione di questo webinar e anche dei webinar che ci hanno preceduto, grazie appunto all'attivazione di sinergie tra più progetti finanziati nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale. Grazie. Grazie Valentina, credo di poter prendere la parola direttamente, saluto tutti i partecipanti, mi auguro che mi sentiate correttamente, forse c'è un leggero sfasamento tra l'audio e il video e me ne scuso, ma non siamo riusciti a risolvere il problema tecnico, spero che comunque sia sufficientemente chiaro quello che vi dirò di qui in avanti, altrimenti suppliremo con la fase di domanda e risposta che è prevista alle 16:15 o comunque quando terminerò l'illustrazione dei temi che mi accingo a trattare. I temi, i macrotemi che cercheremo di affrontare alla luce della giurisprudenza del trimestre che è stata come al solito massimata e in particolare quindi ci tengo a ringraziare anche perché questo è come avrete capito l'atto conclusivo di una prima stagione di questo progetto, ci tengo molto a ringraziare in particolare il dottor Mario Filice e la dottoressa Roberta Varsi che si sono prodigati su questo versante e quindi hanno diciamo, supportato tutta l'attività dell'osservatorio nella massimazione della giurisprudenza, nonché dei pareri del garante per la protezione dei dati personali. Allora, i quattro temi che oggi affronteremo sono molto ampi e ci consentono però di dare conto del buon numero di pronunce che sono apparse nel trimestre aprile-giugno 2021 e che in un certo senso segnalano una stabilizzazione della giurisprudenza. Ricordo il passaggio fondamentale, l'adunanza plenaria numero 10 del 2020, dell'aprile 2020, che ha davvero segnato un punto di svolta nella giurisprudenza e dissipato molti dei dubbi che erano emersi nella giurisprudenza pregressa, anche se vediamo che sotto alcuni profili alcuni orientamenti discordanti permangono. Quindi i quattro temi che affronteremo oggi sono quello degli aspetti procedimentali, alcuni aspetti procedimentali e sarà un punto abbastanza rapido, il regime dei costi, le
Le eccezioni procedimentali, che sono quelle non scritte per così dire, ma ricavate dal principio del buon andamento, e poi forse la parte più succosa riguarda le eccezioni cosiddette relative, cioè quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 bis del decreto trasparenza e il connesso obbligo di motivazione. Allora, andiamo con ordine. Sulle questioni procedurali segnaliamo innanzitutto una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 4644 del giugno 2021, che interviene su un tema che era stato oggetto di qualche ambiguità, e cioè la partecipazione dei controinteressati alla fase del riesame, fase di riesame che, come sapete, è prevista come possibilità, come eventualità, a seguito della pronuncia della decisione di prima istanza da parte della pubblica amministrazione, decisione che può essere appunto sottoposta a una fase di riesame davanti al responsabile per la trasparenza, responsabile protezione, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Allora, su questo tema il Consiglio di Stato ha chiarito che cosa? Ha chiarito che non sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di far partecipare il controinteressato anche alla fase di riesame laddove il controinteressato medesimo sia stato già coinvolto nella fase di decisione di prima istanza. La richiesta di riesame, chiarisce il Consiglio di Stato, è solo una fase eventuale di un unico procedimento che riguarda l'adozione di una decisione da parte della pubblica amministrazione, una fase eventuale che è volta a verificare la correttezza della decisione assunta in prima istanza dalla pubblica amministrazione. E nell'affermare questo principio, quindi della non necessaria partecipazione del controinteressato alla fase di riesame, laddove appunto questa partecipazione sia già avvenuta in sede di decisione di prima istanza, nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione della decisione di prima istanza, si fa riferimento a un'indicazione che si ritrova in una circolare, la seconda circolare FOIA del Dipartimento della Funzione Pubblica, più esattamente la circolare numero 1 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che esplicitamente richiamava questo principio che poi si desume appunto dal contemperamento, no? Tra il principio di partecipazione dell'interessato al procedimento e l'obbligo di non aggravare il procedimento oltre ciò che è necessario per garantire il due process, il giusto procedimento stesso. E infatti viene richiamato questo passaggio della circolare e si chiosa affermando appunto che una diversa interpretazione che portasse a ritenere necessario il coinvolgimento del controinteressato non solo nella fase di decisione di prima istanza, ma anche nella fase di riesame, darebbe vita a un aggravio del procedimento amministrativo che il Consiglio di Stato ritiene ingiustificato, quindi inammissibile. Questo è un primo orientamento che era utile segnalare, anche perché si tratta di una sentenza del Consiglio di Stato. Un altro aspetto interviene su un versante di nuovo non adeguatamente coperto dalla lettera del decreto trasparenza, del decreto legislativo 33-2013, è quello relativo ai termini per procedere al ricorso giurisdizionale nel caso di presentazione preventiva, diciamo così, preliminare di un ricorso al difensore civico. Come sapete, la possibilità di ricorso al difensore civico è una delle varie possibilità di ricorso previste dal decreto trasparenza in riferimento all'accesso civico generalizzato, il cosiddetto FOIA. Che cosa succede nel caso in cui il difensore civico non risponda
entro il termine assegnatogli dalla norma, che è di 30 giorni. Ecco, su questo versante l'articolo 5 del decreto trasparenza presenta delle indubbie lacune perché non indica i termini di presentazione del ricorso al difensore civico, non indica le conseguenze del silenzio, si limita a stabilire soltanto il termine per proporre ricorso amministrativo e stabilisce appunto che questo termine decorre dalla comunicazione dell'esito dell'istanza. Allora, che cosa ha stabilito sul punto il TAR Campania in modo a me pare del tutto ragionevole e condivisibile? Ha stabilito che possa applicarsi in via analogica la disciplina dei termini dettata dall'articolo 25 della legge sul procedimento, che come sapete è un articolo che si occupa dell'accesso documentale, l'accesso che chiamiamo anche procedimentale, e che per le indubbie affinità con il procedimento di accesso modellato sul FOIA può ritenersi appunto applicabile per analogia, e quindi la conclusione cui arriva il TAR Campania sulla base di questa applicazione analogica dell'articolo 25 della legge 241 è che sia consentito all'interessato, qualora il difensore civico non si pronunci entro il termine di 30 giorni sulla sua richiesta, proporre entro i 30 giorni successivi ricorso giurisdizionale. Quindi, sostanzialmente si chiarisce quello che era già, diciamo, un po' desumibile in via interpretativa dalle norme, siccome il difensore civico deve pronunciarsi entro 30 giorni, sia pure con parere che, come sappiamo, non è vincolante, nel caso in cui ciò non avvenga, per non perdere la possibilità di accesso al giudice vero e proprio, il TAR Campania prevede che nei 30 giorni successivi si possa ricorrere al giudice amministrativo. Passiamo al regime dei costi. Il regime dei costi, anche da questo punto di vista, diciamo, è definito, ma non in modo forse esaustivo, dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato che, come sapete, è una disciplina molto snella, relativamente snella, se comparata con quella di altri accessi, una disciplina per principi che ovviamente ha lasciato alcuni dubbi interpretativi che la giurisprudenza puntualmente sta via via cercando di colmare. L'articolo 5,4 del decreto trasparenza del 2013 stabilisce che, come è noto, il rilascio di documenti o dati in formato elettronico o cartaceo è in linea di principio gratuito. Viene fatto salvo che cosa? Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Quindi, il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione riguarda specificamente l'aspetto della riproduzione. Di nuovo viene nella giurisprudenza, in questo caso del TAR Piemonte, richiamata la circolare numero 1 2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione, che precisa, evidentemente qui c'è un piccolo refuso, Ministro della Pubblica Amministrazione, visto che è un prodotto del Dipartimento della Funzione Pubblica, in questa circolare si precisa che cosa? Che possono addebitarsi soltanto i costi, appunto, strettamente necessari per la riproduzione dei dati e documenti richiesti dai cittadini. E quindi, diciamo, ri si ribadisce in questo modo quello che già si desumeva dalla lettera dell'articolo 5,4, appunto, la finalità della riproduzione è l'unica in grado di giustificare l'imposizione di costi al cittadino. E questo viene spiegato dalla circolare numero 1 2019, cui il TAR Piemonte aderisce, chiarendo che il costo effettivamente sostenuto dalla pubblica amministrazione per la riproduzione non include il costo per il personale impiegato
nelle attività di reperimento dei documenti, di ricerca ed estrazione dei documenti, per esempio, da un archivio. Questo è un onere che in linea di principio ricade sulla collettività e quindi che viene, diciamo, compensato attraverso la fiscalità generale, attraverso il pagamento delle tasse. Non si può fare carico al singolo richiedente invece di rimborsare i costi di personale per questa specifica finalità, cioè l'estrazione e la ricerca dei documenti in archivi. Non si può, appunto, per questa voce giustificare una richiesta di rimborso da parte della pubblica amministrazione. E nel fare questo, il TAR Piemonte cerca anche di giustificare il trattamento, la previsione leggermente diversa sul punto, da parte dell'articolo 25 della legge 241, che consente, alla pubblica amministrazione di prevedere, diritti di ricerca che si aggiungono ai costi di riproduzione di cui si può chiedere il rimborso al cittadino, ma il TAR Piemonte chiarisce che questi diritti di ricerca sono al più intesi come compartecipazione alle spese. E quindi ne ricava comunque il principio che questi costi di ricerca ed estrazione dei documenti dagli archivi non debbano ricadere in quanto tali sui cittadini, perché la logica di fondo è nella sostanza questa: evitare che ai cittadini siano imposti costi che derivano da scelte organizzative della pubblica amministrazione. Se una pubblica amministrazione segue modalità di archiviazione inefficienti e si scaricasse sui cittadini questa inefficienza in termini di maggiori costi per l'esercizio del diritto d'accesso, bene, questo sarebbe una contraddizione che la normativa vigente non ammette. Per cui resta fermo il principio che soltanto la riproduzione, evidentemente in formato cartaceo, di documenti giustifica un prelievo a carico dei cittadini. Il TAR Piemonte su questo è anche molto, come dire, accurato, perché procede a una ricostruzione dell'iter parlamentare. Evidentemente questa pronuncia è interessante perché, se non la prima, ma potrebbe essere la prima a memoria, comunque la più esaustiva sul tema, e quindi il leading case, direbbero gli anglofoni, su questo tema, perché appunto procede a una ampia ricostruzione anche dell'iter parlamentare che ha portato all'adozione della norma in questione, e dalla ricostruzione di quest'iter si ricava una conferma del fatto che vengono esclusi dalla possibilità di richiedere il rimborso di costi alla pubblica amministrazione tutti quei costi appunto collegati al personale e alle attività del personale connesse alle scelte organizzative di archiviazione di ciascuna amministrazione. Quindi queste scelte restano a carico della fiscalità generale, a differenza di quelle che riguardano la riproduzione, ripeto, in formato cartaceo. Tant'è che il Consiglio di Stato, sempre a giugno 2021, si trova ad affrontare un aspetto un po' più circoscritto della questione, un po' già un po' più arato, e chiarisce in modo, diciamo, abbastanza inequivocabile, direi, che è prevista la corresponsione di una marca da bollo e ammessa quindi la richiesta di un rimborso tramite l'imposizione di una marca da bollo ai cittadini richiedenti solo per il rilascio di eventuali copie su supporto cartaceo e non invece per il rilascio di documenti su supporto informatico. Anche qui è evidente, diciamo, la scelta della pubblica amministrazione tra la digitalizzazione completa dei documenti e la mancata digitalizzazione può avere un impatto sui costi a carico del cittadino. D'altra parte, però, qui in questo caso il legislatore propende per il riconoscimento di un piccolo
obolo a favore della pubblica amministrazione legata appunto all'utilizzo ancora del cartaceo. E questo rientra appunto nello spirito della norma che appunto ammette soltanto il rimborso di costi per riproduzione. Veniamo a temi un po' più, diciamo, complessi e forse anche più arati dalla giurisprudenza. Nel trimestre ci sono varie pronunce che riguardano per esempio gli aspetti procedurali, o meglio le eccezioni che noi chiamiamo procedurali e che, come dicevo, si ricollegano al principio del buon andamento. Una prima serie di pronunce riguarda il tema della richiesta generica. Che cos'è una richiesta generica e come deve essere trattata? Ora, un primo orientamento emerso nel trimestre, io lo considererei restrittivo, forse eccessivamente restrittivo, ed è quello del TAR Sicilia. Che ha ritenuto inammissibile una richiesta di accesso generalizzato riguardante documenti dell'amministrazione sull'accreditamento di soggetti che erogano il servizio di assistenza domiciliare. Questa richiesta è ritenuta generica, non avendo ad oggetto atti e documenti amministrativi esistenti e nella piena e immediata disponibilità dell'amministrazione. Qui già si potrebbe fare una prima chiosa, cioè un conto è parlare di documenti inesistenti, altra cosa è invece parlare di documenti che non siano nella piena e immediata disponibilità dell'amministrazione. Sono due concetti diversi perché evidentemente nel secondo caso la piena e immediata disponibilità o la mancata disponibilità presuppone comunque l'esistenza di un documento. Quindi queste due situazioni è bene tenerle distinte anche perché nella seconda ipotesi, anche mancando la piena disponibilità, si dovrebbe invitare il richiedente a rivolgersi all'amministrazione competente in possesso del documento eventualmente esistente. Il TAR Sicilia va oltre, affermando che tutte le richieste devono avere un oggetto determinato o quantomeno determinabile, e questo mi pare condivisibile, e non possono essere generiche, ovvero tali da non considerare l'identificazione dei dati e dei documenti richiesti. Anche questo mi pare condivisibile. Se non che poi scusate, forse sono andato troppo avanti, sì, il TAR Sicilia prosegue affermando che le richieste devono riferirsi a documenti già esistenti in rerum naturam, forse questa è una, abbiamo riportato letteralmente un passaggio della sentenza, forse eccessivo, perché in natura i documenti amministrativi non esistono, sono sempre frutto di un'attività di produzione umana. Senza che possa ammettersi un'attività di elaborazione. Ecco, questo è il secondo profilo sul quale solleciterei una riflessione. In realtà non c'è un divieto per le pubbliche amministrazioni di elaborare dati e documenti a richiesta, dei cittadini. Semmai non esiste un obbligo, ma, l'inesistenza dell'obbligo non esclude la facoltà e quindi, in via di principio può ammettersi sul piano strettamente giuridico e in via di fatto spesso accade che una pubblica amministrazione elabori atti e documenti su richiesta dei cittadini, soprattutto quando si tratti di informazioni davvero rilevanti per la collettività, tali da dover in un certo qual modo essere messi a disposizione dei cittadini ed eventualmente anche pubblicate proattivamente, come spesso succede nei casi in cui, per esempio, i cittadini richiedano informazioni, non so, su aspetti legati alla gestione della politica migratoria o su aspetti legati, non so, alla gestione dei derivati, cioè temi di grande impatto anche mediatico rispetto ai quali la pubblica amministrazione deve contribuire all'articolazione di un dibattito pubblico adeguatamente informato, anche sulla base di dati quindi accurati. Il TAR Sicilia prosegue affermando che nella fattispecie la ricorrente ha chiesto documenti di soltanto ipotetica e dubbia esistenza
Peraltro, rientranti nell'attività preparatoria istruttoria prodromica all'adozione di atti generali di pianificazione e programmazione per cui non è consentito accesso. Qui probabilmente questo passaggio della pronuncia può sollecitare qualche altra riflessione, perché in realtà i cittadini possono legittimamente chiedere documenti dei quali immaginino l'esistenza pur non essendone certi, perché è evidente che i cittadini non conoscono l'interna corporis, per così dire, delle pubbliche amministrazioni, non hanno l'obbligo di conoscere quale documentazione la pubblica amministrazione produca, e quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda gli atti rientranti nell'attività preparatoria rispetto all'adozione di atti generali di pianificazione e programmazione. È evidente che ci sono norme specifiche di settore su questi aspetti, ma qui vale il principio che l'adunanza plenaria ha applicato alla materia dei contratti pubblici. L'esistenza di norme di settore non esclude ipso facto l'applicabilità delle norme sull'accesso generalizzato, cioè il FOIA si applica come disciplina generale, salva un'esclusione esplicita. Ecco, quindi diciamo che questa sentenza forse avrebbe richiesto, o meglio, le affermazioni contenute in questa sentenza avrebbero richiesto una più accurata ponderazione. Veniamo a un punto diverso, che è quello della richiesta manifestamente onerosa. Mi pare di non aver saltato. No, questa è la richiesta esplorativa, richiesta generica. Sì, ci siamo. Il TAR Campania chiede a se stesso, in realtà rielabora così il quesito, diciamo, il tema, il petitum che le viene rivolto, la domanda giuridica che le viene rivolta: che cosa debba fare la pubblica amministrazione prima di poter rigettare una richiesta eccessivamente onerosa o sproporzionata. Per esempio, nel caso specifico emergeva l'ipotesi di una richiesta di documenti evidentemente prodotti annualmente dalla pubblica amministrazione, di cui il richiedente non indicava il lasso temporale, quindi mancata delimitazione temporale dei documenti. Sulla base di questa mancata determinazione temporale, delimitazione temporale, l'amministrazione evidentemente aveva proceduto al rigetto, ritenendo la richiesta ipso facto manifestamente onerosa. Tuttavia, qui il TAR Campania ribadisce un orientamento che ormai si va consolidando nella giurisprudenza amministrativa, cioè che in questi casi, prima di rigettare l'istanza o ritenerla inammissibile, la pubblica amministrazione dovrebbe ingaggiare un dialogo cooperativo con il richiedente, quindi instaurare un contraddittorio teso all'obiettivo di consentire al richiedente di perimetrare in modo più accurato il novero di documenti di suo interesse. Scusate un attimo, sono un po' raffreddato. Questo è un orientamento, come dicevo, ormai pressoché consolidato, e quindi il TAR Campania agevolmente può fare leva sulla giurisprudenza pregressa per arrivare a questa conclusione. Un TAR Puglia interessante essenzialmente perché introduce delle distinzioni che hanno una valenza prevalentemente classificatoria, diciamo così, o nozionistica o definitoria, meglio, ecco. Precisando che cosa siano le richieste massive e le richieste vessatorie. Quindi sulle richieste massive distingue tra massiva unica e massive plurime, e questo è il gergo che inizia a circolare nella giurisprudenza. Le massive uniche sono le richieste unitarie che contengono un numero elevato di dati o documenti oggetto di richiesta, e viceversa le massive plurime sono più richieste che provengono da uno stesso soggetto in un certo arco temporale,
3-6 mesi in genere, questi sono i riferimenti nella prassi internazionale, e che quindi complessivamente considerate possono portare a una considerazione di onerosità, diciamo, da parte della pubblica amministrazione, nel senso che la pubblica amministrazione può ritenere di non dover lavorare per un solo richiedente che a più riprese chieda più documenti, più di un certo numero di ore, quindi legittimamente potrebbe stabilire quelle soglie di sostenibilità che sono anche specificate diciamo, non solo nel dibattito scientifico e nella comparazione, ma anche in alcuni documenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, a partire dalle circolari cui facevamo riferimento prima. Ci sono alcune indicazioni sul tema della sostenibilità, in particolare nella circolare 1/2019. In questo caso il TAR Puglia ritiene che si debba però guardare al di là del dato, diciamo, della prima apparenza, e quindi verificare esattamente quanto consistente sia il numero di documenti oggetto della richiesta, prima di poter ritenere quella richiesta massiva, ovvero manifestamente onerosa, nella circostanza ritiene che tutto sommato si tratti di documenti attinenti a un oggetto circoscritto. Un'altra variabile che mi permetto di segnalare, indicata nuovamente nelle circolari del Dipartimento, in questo caso in particolare nella prima, la numero U2 del 2017, circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica. L'altra variabile importante è la natura dei documenti, cioè se si tratta di documenti ab origine destinati alla pubblicazione, la loro ostensione ovviamente non pone problemi, viceversa ne pone nel caso in cui si tratti di documenti pieni di dati personali che quindi devono essere espunti manualmente. Ecco, è chiaro che il carico di lavoro in questi due casi è molto diverso e che l'eventuale diniego o rigetto dell'istanza debba essere motivato anche in rapporto alla natura, oltre che alla quantità dei documenti e delle informazioni ivi presenti. Un'ultima definizione qui richiamata dal TAR Puglia nella sua pronuncia è la richiesta vessatoria o pretestuosa, cioè quella richiesta che per il suo intento emulativo potrebbe essere legittimamente accantonata dalla pubblica amministrazione, appunto perché ritenuta in qualche misura pretestuosa. Immaginate l'esempio di scuola che si fa è quando un cittadino chiede alla pubblica amministrazione quanti rotoli di carta igienica sono stati consumati nell'ultimo anno. Ecco, chiaramente un'indicazione di questo, una richiesta di questo genere potrebbe legittimamente apparire pretestuosa anche solo per il suo oggetto specifico. Richiesta reiterata. Il Consiglio di Stato nell'aprile scorso è intervenuto su questo tema, in particolare per distinguere due ipotesi, la richiesta reiterata e la richiesta invece la seconda istanza. E questo in particolare in riferimento alle ipotesi di diverso titolo di accesso, cioè richiesta avente un medesimo oggetto, una stessa serie di documenti, ma formulata, sebbene in modo identico, a titoli diversi, una volta in base all'accesso documentale, un'altra volta in base all'accesso civico generalizzato o viceversa. Ecco, che cosa succede se il cittadino quindi pone prima l'istanza a un titolo, viene rigettata, e il cittadino a quel punto ripropone la medesima istanza all'altro titolo dei due appunto menzionati, dei due istituti dell'accesso di carattere generale, che sono appunto l'accesso documentale e l'accesso FOIA. Che cosa succede? Qui il Consiglio di Stato chiarisce dicendo: allora, un conto è reiterare la stessa identica domanda di accesso, identica anche per quanto riguarda il titolo, cioè per ipotesi due richieste di accesso FOIA in sequenza. Ecco, qui il Consiglio di Stato ovviamente ha ragione nel dire
Non c'è dubbio che la seconda istanza, reiterata per ipotesi a distanza di 30-40 giorni, semplicemente perché ci si è dimenticati di impugnare nei termini la precedente istanza, ecco, immaginiamo allora un lasso temporale anche più ampio, in questo caso è istanza reiterata che può essere rigettata tranquillamente. Altra cosa però, quando la istanza di accesso sia fondata o su fatti nuovi o su una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso. E la diversa prospettazione della legittimazione all'accesso fa riferimento proprio alle due principali tipologie generali di accesso. L'una, l'accesso documentale, come sapete, prevede una legittimazione ristretta, fondata sulla titolarità di un interesse diretto concreto e attuale da parte del richiedente, l'altra viceversa, il FOIA, prevede una legittimazione più ampia, anzi amplissima, talmente ampia da coincidere l'identikit del richiedente con il chiunque e quindi senza nessuna restrizione sul piano soggettivo. Allora, in questi casi il Consiglio di Stato dice c'è una diversità tra queste due richieste, anche se l'oggetto è il medesimo, è sufficiente che il titolo sia diverso per escludere che si tratti di richiesta reiterata e quindi rigettarla sulla base della reiterazione. Anzi, in questo caso, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di ritenere che le due istanze non siano coincidenti, non siano sovrapponibili e di esaminare entrambe, ciascuna sotto il proprio, diverso titolo. Scusate ancora. Richieste di documenti non posseduti o non esistenti. Quali poteri in particolare ha il giudice di fronte a richieste di accesso che vertano su documenti che risultino non posseduti dalla pubblica amministrazione o non esistenti? Questo interrogativo è stato affrontato dal TAR Lazio, intervenendo su questo tema, che in particolare, se non sbaglio, beh, ora, il tema è un tema che riguarda, ora non ricordo esattamente in realtà quale fosse l'oggetto specifico della richiesta, ma forse questo non ci preclude una comprensione adeguata di questa pronuncia, perché qui la pronuncia riguarda essenzialmente l'aspetto dei poteri del giudice, cioè il giudice può ordinare l'ostensione di documenti quando la pubblica amministrazione affermi, anzi, rispetto a fronte di una richiesta che quei documenti non esistono, cioè può il giudice, ecco, questo è il tema, ordinare un'ispezione presso la sede della pubblica amministrazione e ricercare i documenti di cui si sospetta l'esistenza, che però è negata dalla pubblica amministrazione. Qui il TAR Lazio si ferma di fronte al dato normativo, che non prevede questo tipo di poteri ispettivi a beneficio del giudice, e questo ovviamente pone qualche problema, no? Credibilità della pubblica amministrazione nel momento in cui l'amministrazione stessa affermi l'inesistenza di quei documenti, inesistenza che non può essere adeguatamente verificata in particolare dal giudice, ferma restando la possibilità però di un ricorso amministrativo che in questo caso potrebbe, diciamo, avere un esito diverso, se non altro per i poteri direttivi che un superiore potrebbe avere nei confronti del dirigente responsabile dell'ufficio che risponda in prima istanza. Sempre sul tema richieste di documenti non posseduti e non esistenti, sempre il TAR Lazio, ma un diverso TAR Lazio, nel caso precedente era la sezione 1-ter, in questo invece è la sezione 3 Quater, che si pronuncia a giugno 2021, e si pronuncia sul tema molto caldo della situazione epidemiologica collegata alla pandemia da Covid-19. In questo caso il ricorso, scusate, l'istanza di accesso aveva ad oggetto dati statistici relativi all'andamento della situazione epidemiologica.
Qui il TAR Lazio, innanzitutto, diciamo, complessivamente sembra adottare un atteggiamento molto, molto difensivo, o condividere l'atteggiamento molto difensivo della pubblica amministrazione, che in questo caso non diciamo, ha prodotto la documentazione richiesta e tuttavia ha risposto al soggetto richiedente, informandolo del fatto che non è in possesso di dati, dei dati richiesti, che riguardavano aspetti complicati, un po' più articolati di quelli, diciamo, di più largo uso e consumo, ma non c'è dubbio che questo tema abbia sollecitato moltissime ricerche che richiedono l'elaborazione di dati statistici anche diciamo, più sofisticati di quelli di base che vengono offerti alla stampa e all'opinione pubblica su base quotidiana. E quindi il TAR Lazio che cosa dice in questo caso? L'amministrazione non aveva i dati, che cosa poteva fare di più se non dichiarare che non li aveva e informare l'istante di non essere in possesso di quei dati? Poteva inoltrarli all'ente competente, in questo caso l'Istituto Superiore della Sanità, cosa che l'amministrazione nello specifico ha fatto, se non erro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stata oggetto di moltissime richieste FOIA come, sul tema della pandemia, come è emerso dal monitoraggio che prima la dottoressa Albano richiamava. E quindi su questo, ecco, il TAR Lazio sollecita una riflessione. Ecco, è chiaro che i cittadini hanno fame di notizie sul tema della pandemia, è chiaro che le pubbliche amministrazioni non hanno obblighi di elaborazione, è chiaro altresì che quando l'amministrazione competente è un'altra, bisogna inoltrare la richiesta all'ente competente, probabilmente su questo versante però si potrebbe fare di più e meglio, e cioè mettere a sistema una base dati più ampia e renderla accessibile proattivamente attraverso portali ad hoc, come sta avvenendo per esempio per il portale sull'andamento delle vaccinazioni. Ecco, questi sono temi ovviamente di così rilevante attualità per il dibattito pubblico che trincerarsi dietro l'applicazione formale della disciplina sull'accesso civico generalizzato può lasciare un po' un senso di insoddisfazione nei cittadini che probabilmente è comprensibile. Veniamo alla parte che vi avevo preannunciato come più succosa, probabilmente, abbiamo ancora 20 minuti per trattarla, quindi direi che siamo nei tempi. Allora, una prima, qui ovviamente si fa riferimento alle eccezioni cosiddette relative, cioè quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 bis del decreto trasparenza 33 del 2013, le eccezioni classiche dei FOIA. Come ricorderete, il primo comma richiama sette interessi pubblici, ordine pubblico, difesa, relazioni internazionali e così via. Il secondo comma invece richiama tre interessi privati, quello della corrispondenza, privacy e interessi commerciali ed economici. Quindi ora esamineremo un gruppo di sentenze che ci consente di andare più nello specifico sulla applicazione di queste norme. Allora, il TAR Campania in particolare si trova a dover gestire un caso complicato, cioè un ricorso contro un diniego di accesso opposto dall'amministrazione competente agli elenchi e registri tributari. In questo caso il richiedente aveva chiesto alla pubblica amministrazione di ostendere dati relativi all'adempimento da parte di imprenditori dei loro obblighi tributari. Ecco, quindi una questione che, diciamo, è evidentemente ha una sua sensibilità. Il TAR Campania su questo è molto rigoroso ritiene insoddisfacente il rigetto opposto dalla pubblica amministrazione perché quel diniego
non aveva chiarito in modo adeguato quale fosse il pregiudizio concreto che è richiesto dall'articolo 5 bis, proprio in riferimento agli interessi limite, cioè non basta che vi sia in qualche modo la rilevanza di un interesse limite che può essere l'ordine pubblico e può essere il dato di un terzo e quindi la riservatezza dei dati personali, eccetera, eccetera. Non basta indicare quell'interesse limite, insiste su questo il TAR Campania molto opportunamente, ma bisogna dimostrare come l'ostensione di quel documento potrebbe arrecare un pregiudizio concreto alla tutela di quell'interesse. Pubblico o privato. E quindi in questo modo il TAR Campania, diciamo, esige un obbligo di motivazione molto circostanziato, come è nella logica dei FOI, attenzione, e quindi in questo senso è sicuramente un TAR precursore su questi temi, perché appunto guarda già la giurisprudenza europea, che è molto più esigente, perché più, come dire, consolidata su questi temi, di quanto non siano spesso i nostri giudici, i giudici amministrativi. E in questo caso il TAR Campania ritiene che non vi siano reali esigenze da tutelare, o che comunque non siano state sufficientemente documentate nella motivazione della pubblica amministrazione. In particolare con riferimento alla natura dei dati di cui stiamo parlando, dati che il TAR Campania ritiene non sensibili o comunque non attinenti alla sfera giudiziaria, che rappresenta una categoria specifica di dati particolari e sensibili. In questo caso, peraltro, non basta, ad avviso del TAR Campania, neppure l'indicazione contenuta nell'articolo 24 della legge 241, che, come sapete, viene richiamato almeno al comma 1 dall'articolo 5 bis, comma 3 del decreto trasparenza, cioè le eccezioni. Il comma 3 dell'articolo 5 bis è il comma sulle eccezioni cosiddette assolute, che rinvia all'articolo 24,1 della legge 241 sulle eccezioni assolute all'accesso documentale tradizionale, sul presupposto che ciò che non è accessibile in base all'accesso documentale non dovrebbe esserlo neppure in base all'accesso FOIA. Ecco, però questo riferimento ai procedimenti tributari, che è contenuto nell'articolo 24 della legge 241, va interpretato nel senso più rigoroso e quindi restrittivo, tale da escludere che vi rientri la fattispecie in questione, dal momento che il riferimento ai procedimenti tributari non include, ad avviso del TAR Campania, gli elenchi dei contribuenti che siano in regola con le loro contribuzioni fiscali. E quindi questo porta il TAR Campania, unitamente ad altre indicazioni normative, a ritenere che i documenti in questione, pur attenendo a una sfera di indubbia diciamo, delicatezza, come quella delle contribuzioni fiscali, tributarie dei cittadini, la induce a ritenere che questa richiesta di accesso debba essere accolta. Complessa, non meno complessa, è la questione che riguarda la pronuncia del TAR Lazio dell'aprile scorso sul programma IBM, che è un programma di finanziamento dell'Unione Europea in relazione a paesi dell'Africa, che viene utilizzato, fondo europeo che viene utilizzato in particolare dall'Italia per alimentare le attività di sostegno della Guardia Costiera Libica, che, come sapete, collabora, diciamo così, con il governo italiano nella gestione dei salvataggi nel Mediterraneo. Ora, la questione è, diciamo, sin troppo nota per dover essere qui riepilogata. Certamente il tema è molto saliente, e quindi in questo caso
L'accesso ha riguardato i documenti di attuazione del programma in questione, evidentemente con il fine di intentare qualche causa davanti a corti nazionali ed europee per mettere sotto la lente dei giudici l'utilizzo di fondi europei per attività di collaborazione con la Guardia Costiera Libica. In questo caso la pubblica amministrazione italiana ha negato l'accesso a questi documenti e lo ha fatto però sulla base di norme diverse. Allora, cerchiamo di capire bene in questo caso, perché la questione è politicamente, oltre che giuridicamente, saliente. In questo caso il TAR Lazio è sempre lo stesso TAR, guardate, non sto cambiando tema. Il TAR Lazio ha negato l'accesso sulla base di due distinti gruppi di eccezioni. Da una parte le eccezioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 bis, quindi le eccezioni relative che sono previste proprio dalla disciplina del FOIA, in particolare quelle che riguardano la sicurezza e l'ordine pubblico da un lato e le relazioni internazionali dall'altra. Però su questo versante, ecco, quel riferimento ai possibili pregiudizi concreti ci richiama alla mente quello che dicevamo un attimo fa invece. Il TAR Campania, il pregiudizio concreto non solo non deve essere meramente ipotetico, ma deve essere ragionevolmente prevedibile. In questo caso, invece, il TAR Lazio sembra accontentarsi di una generica prospettazione di pregiudizio a quegli interessi, cioè non chiarisce perché l'ostensione di quei documenti e in che senso l'ostensione di quei documenti possa arrecare un danno effettivo, tangibile, in qualche modo apprezzabile concretamente alla salvaguardia dell'ordine pubblico o delle relazioni internazionali. Non c'è una dimostrazione adeguata, parrebbe di capire. E il TAR Lazio, quindi, su questo versante non pare essere particolarmente rigoroso. Dall'altra parte, però, la vera motivazione che il TAR Lazio adduce è quella relativa alle preclusioni alla sottrazione di intere categorie di documenti all'accesso ad opera di un decreto ministeriale del 94 che evidentemente è stato adottato in attuazione dell'articolo 24 della legge 241 del 90. Questa, come sapete, è una questione molto grossa dal punto di vista dell'applicazione del FOIA, perché uno dei temi più generali è: ma se si applicano al FOIA per effetto di quel rinvio contenuto nel comma 3 dell'articolo 5 bis all'articolo 24,1 della legge 241, quel rinvio di cui vi parlavo un attimo fa, scusatemi ancora, ecco, quel rinvio si trascina dietro anche il rinvio al comma 2 dell'articolo 24 della legge 241 che viene richiamato nel comma 1 dell'articolo 24 e che consente alle pubbliche amministrazioni di precisare quali categorie di documenti sono sottratte all'accesso. Ecco, siccome stiamo parlando con questo decreto ministeriale del 94 proprio di uno di quei decreti adottati in attuazione dell'articolo 24,2 della legge 241, si può ritenere che anche questo comma 2 e i relativi regolamenti possano essere, richiamati per individuare l'ambito dei limiti al cosiddetto FOIA? Su questo la giurisprudenza continua a oscillare, ma io vorrei richiamare come linea guida quella dell'adunanza plenaria numero 10 del 2020, che ho già evocato all'inizio, che è una sentenza che per il suo grado di accuratezza e profondità dovrebbe segnare gli orientamenti e quindi imprimere una svolta nomofilattica anche sotto questo versante. Perché sotto questo versante che cosa dice l'adunanza plenaria? Dice che trattandosi nel caso del FOIA, dell'accesso civico generalizzato, di un diritto fondamentale, quello dei cittadini a sapere e quindi a non essere intralciati dalle pubbliche amministrazioni
nel loro accesso alle informazioni in quanto funzionale all'esercizio della libertà di espressione. Ebbene, sulla base di questo ragionamento, che riconduce il FOIA all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, se ne dovrebbe desumere l'esistenza di una riserva di legge in tema di eccezioni al FOIA. Eccezione, riserva di legge che quindi escluderebbe l'applicabilità del regolamento di uno dei regolamenti adottati in base alla legge 241 nell'ambito del FOIA, perché ovviamente i regolamenti non sono previsioni di legge e quindi non sono applicazione della riserva di legge. In sostanza, se si tratta di un diritto fondamentale, i suoi limiti dovrebbero essere dettati con uno strumento legislativo in modo da evitare che ciascuna amministrazione ne faccia un diritto a geometria variabile, cioè faccia un proprio regolamento che individui una serie di categorie di documenti interamente peraltro sottratti all'accesso, con difficoltà poi di garantire ai cittadini un uguale livello di accesso ai documenti delle diverse amministrazioni. Quindi qui la posta in gioco è elevata. Su questo anche le circolari, entrambe le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica insistono sull'esistenza di una riserva di legge, la tesi è stata ripresa, come vi dicevo, dall'adunanza plenaria, tuttavia ecco, si continua soprattutto in casi complessi politicamente salienti come quello che stiamo esaminando, a invocare invece norme secondarie come i regolamenti della legge 241 per arrivare a escludere documenti che tuttavia forse nell'ambito del FOIA dovrebbero essere ritenuti ostensibili. TAR Sardegna dell'aprile 2021 in merito a una richiesta relativa ad atti di gara. Qui l'adunanza plenaria viene di nuovo evocata, in questo caso non da me, ma direttamente dal giudice, che si trova ad avere a che fare proprio con il tema centrale di quell'adunanza, cioè l'applicabilità del FOIA alla materia dei contratti pubblici. E ovviamente però in questo caso per il giudice amministrativo è più difficile sottrarsi diciamo, all'osservanza di quell'adunanza plenaria e quindi il giudice amministrativo sardo riconosce che il FOIA si applica anche alla materia dei contratti pubblici, anzi enfaticamente sottolinea l'importanza dell'applicazione del FOIA all'attività contrattuale pubblica proprio in funzione di completamento della trasparenza laddove l'accesso sia rivolto a documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e quindi che devono poter in qualche modo essere ostesi a beneficio dei cittadini per consentire loro di esercitare quel controllo diffuso sull'esercizio delle funzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche che in questa materia più che in altre evidentemente assume un rilievo determinante. E questo significa che anche gli atti che ineriscono alla fase esecutiva del contratto sono oggetto e rientrano nell'ambito del FOIA. Restano salve ovviamente, specifica lo stesso TAR Sardegna, quelle informazioni, il cosiddetto know-how, quelle informazioni relative alle capacità tecnico-industriali, cioè l'insieme delle competenze ed esperienze originali e tendenzialmente riservate, dice il TAR Sardegna, che ciascuna azienda, ciascuna attività imprenditoriale sviluppa, diciamo, nel suo evolversi e che ne rappresentano, diciamo, il tratto distintivo ai fini della competitività nel mercato in questione. E quindi è giusto ritenere coperte, diciamo, dall'interesse limite alla salvaguardia degli interessi economici e commerciali di un soggetto terzo le informazioni che attengono appunto a questo know-how. In sostanza, quindi, il TAR Sardegna ribadisce che il
l'accesso generalizzato si applica ai contratti pubblici, ma al tempo stesso tiene ferma questa eccezione, interessi economici e commerciali, non potrebbe essere diversamente, precisandone l'ambito di applicazione con riferimento al cosiddetto know-how e quindi alle specifiche capacità tecnico-industriali e gestionali proprie dell'impresa in gara. Un'ulteriore specificazione che questo TAR Sardegna fa è che questo interesse limite deve comunque essere subordinato all'espressa manifestazione di interesse dell'interessato, cioè qualora il soggetto terzo controinteressato venga appunto consultato sull'opportunità di estendere queste informazioni, qualora quello stesso soggetto ritenga che non sia necessario escluderle dall'accesso, è evidente che la pubblica amministrazione potrà, diciamo, trarne le implicazioni più come dire, estensive in termini di riconoscimento del diritto di accesso. Molto interessante è altresì questa sentenza del TAR Lazio sulla libertà e segretezza della corrispondenza. Anche qui non è che ci sia una grande giurisprudenza su questo versante, quindi questa è una sentenza che segnalo per il suo carattere innovativo. In questo caso l'oggetto della richiesta d'accesso sono documenti scambiati all'interno di un gruppo di lavoro istituito nell'ambito di una pubblica amministrazione. E i limiti che vengono invocati dalla pubblica amministrazione per negare l'accesso sono quelli relativi al comma 2 lettera B dell'articolo 5 bis del decreto trasparenza, che comma e lettera che fanno riferimento nello specifico alla libertà e segretezza della corrispondenza. Qui la cosa interessante è perché l'accesso ai documenti scambiati all'interno del gruppo ricomprende anche le comunicazioni su casella di posta elettronica. Posta elettronica personale, ma come vedremo anche istituzionale. E qui però l'orientamento del TAR è a mio avviso molto rigoroso, anche nel senso di segnalare un limite all'accesso, e cioè il TAR Lazio nega che la corrispondenza presente sulla casella di posta elettronica possa essere oggetto di accesso, sia perché quelle comunicazioni non sono soggette a registrazione barra verbalizzazione, cioè non sono documenti per esempio protocollati, e perché la loro, da una motivazione non solo formale ma anche sostanziale, cioè la loro efficacia viene assorbita dalle attività istituzionali del gruppo. E saranno quindi gli esiti di quel lavoro istituzionale, quindi i documenti protocollati, ad essere ostensibili in base al decreto trasparenza. La motivazione del TAR Lazio è ampia e qui ne vengono riprodotti altri stralci. Si fa riferimento anche alle bozze di proposte, dove si dice che finché queste bozze non vengano formalizzate in un atto, frutto verosimilmente della riflessione congiunta e non attribuibili a specifici soggetti del gruppo di lavoro, ecco, fino a che questo non avvenga, quelle bozze non sono a loro volta documenti oggetto di accesso, tanto più che si tratta di documenti che l'amministrazione non detiene stabilmente, che rientrano nell'esclusiva disponibilità del soggetto titolare della casella di posta elettronica e quindi rientrano nel novero, diciamo, della segretezza della corrispondenza sancita dalla Costituzione. Il fatto che, attenzione, questo anche è rilevante, il fatto che si tratti di caselle di posta elettronica messe a disposizione dall'ufficio, cioè caselle istituzionali, non modifica la sostanza dell'argomentazione del TAR Lazio, quindi neppure le informazioni presenti sulle caselle di posta elettronica dell'ufficio si ritengono accessibili. Sotto questo profilo non c'è dubbio che l'Italia abbia scelto una maggiore tutela della corrispondenza, prevedendo appunto un'esplicita eccezione all'articolo 5 bis, comma 2, lettera B, eccezione che non è prevista in altri ordinamenti, tant'è che almeno per quanto riguarda la posta istituzionale,
spesso si finisce per garantire l'accesso ai cittadini. Ecco, questo quindi segnala un punto di divergenza rispetto ad altre culture FOIA, in particolare pensavo ora a quella statunitense, dove i contenuti delle caselle di posta elettronica istituzionali di ministri, per esempio, vengono spesso, come dire, sono spesso oggetto di richieste di accesso e accesso che non di rado viene riconosciuto. Ecco, in Italia invece il grado di tutela della corrispondenza anche sulla casella di posta istituzionale è più elevato. E infine, più rapidamente, un TAR Toscana sugli atti di un procedimento edilizio ritiene che il diniego di accesso in questo caso non sia stato adeguatamente modificato, scusate, adeguatamente motivato con riferimento agli interessi dei privati che in qualche modo possono assumere rilevanza, e quindi siccome la motivazione non riguarda nessuno di quegli interessi limiti ammissibili, il TAR Toscana non vede ragione per escludere l'accesso. Tanto più che in questo caso, anche qualora si ravvisi, diciamo, l'esistenza di dati personali, nel bilanciamento con gli interessi, con l'interesse pubblico e con l'interesse quindi di ogni cittadino a verificare il corretto esercizio dei poteri amministrativi in materia edilizia, in questo bilanciamento l'interesse alla tutela del dato personale deve ritenersi soccombente, perché non si tratterà di dati particolarmente sensibili, anzi spesso si tratta di dati già conosciuti perché oggetto di pubblicazione, e che quindi nel bilanciamento risulteranno recessivi rispetto all'interesse generale sopra richiamato, quello appunto all'esercizio di un controllo diffuso sullo svolgimento di questo tipo di attività di controllo e vigilanza. Mi fermo qui e attendo eventuali domande da parte dei partecipanti, ringraziando tutti per l'attenzione che hanno prestato. Grazie a te Mario. Guarda, al momento domande puntuali sulla tua esposizione non ne sono arrivate. Io ne approfitto, magari vedo che qualcuno sta scrivendo in chat, quindi prendo giusto qualche minuto semplicemente per ringraziare te per la tua esposizione, la tua chiarezza, per ringraziare Valentina per l'introduzione, per in qualche modo aver ricordato anche il ruolo di Formez e del progetto Open Government su cui viene svolto questo webinar. Peraltro, sempre per lasciar trascorrere qualche minuto nel caso in cui qualcuno dei nostri partecipanti volesse fare qualche domanda, il primo, cioè, o meglio, la campagna FOIA for Italy era nata proprio nell'ambito di un piano d'azione Open Gov, può essere che fosse il secondo piano d'azione Open Gov, in questo momento siamo al quarto, mi sa, e quindi si può dire sia stato un successo dell'Open Government Italia. E certamente del modo in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica in qualche maniera si è fatto carico di una campagna che avveniva all'esterno nella migliore tradizione dell'open government, cioè avveniva sulla base di stimoli esterni, dal momento che in Italia mancava ancora una normativa sull'accesso civico generalizzato sul modello di quella britannica, insomma di quella anglosassone, e quindi partendo proprio di lì, anche attraverso il ruolo del tavolo Open Government e la mediazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, si è arrivata a una normativa moderna rispetto a questo, se così può essere chiamato, insomma quantomeno assonante a quella del FOIA a livello internazionale. Credo ci sia una domanda per Mario. Io leggo la domanda di Davide Albertini che è appena arrivato in chat, in merito a questo. L'ultima parte, arriva alle pratiche edilizie, si chiede se in fase di accesso agli atti di edifici, temo sia un po' tecnica, comunque agli atti di edifici con unità plurime sia corretto non mostrare le parti di edificio che non riguardano il richiedente l'accesso. Per intenderci, se il richiedente ha diritto di proprietà su un appartamento al piano terra, è giusto oscurare gli altri appartamenti dello stesso piano? Guardate, non è, lo accennava Valentino, diceva anche Mario, non è il primo webinar che facciamo e di solito le domande mi pare di intuire che ruotano sempre intorno a dove finisce l'accesso civico generalizzato e inizia la privacy. Tendenzialmente la questione, come è giusto che sia, insomma, dove sfuma il limite tra uno e l'altro. Sì, però ecco, su questo possiamo dire qualcosa per rispondere alla domanda del dottore Albertini.
Secondo me bisogna tenere distinte due ipotesi. La prima ipotesi è che l'atto d'accesso faccia riferimento al titolo tradizionale, cioè l'accesso procedimentale, l'accesso documentale della legge 241 del 90. Allora è chiaro che in questo caso l'interesse del richiedente assume un rilievo particolare, perché il richiedente è legittimato solo se e nella misura in cui riesca a dimostrare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Ora è evidente, ne deriva proprio da questa premessa logica, che qualora si proponga un accesso documentale ad atti edilizi che riguardino ambiti di interesse non solo del richiedente, ma anche atti ulteriori, è evidente che l'oggetto di quell'accesso debba essere in qualche modo correlato all'interesse del richiedente, e quindi non c'è dubbio che in questo caso io risponderei affermativamente alla domanda del dottor Albertini, cioè se il richiedente ha diritto di proprietà su un appartamento al piano terra, direi che è giusto oscurare gli altri appartamenti dello stesso piano. Altra cosa invece è se l'accesso viene proposto a titolo di FOIA, quindi come accesso civico generalizzato, perché in questo caso la conseguenza è diversa, cioè in questo caso noi abbiamo una situazione nella quale la richiesta d'accesso è fatta dal chiunque come comune cittadino che ha interesse a verificare il rispetto della normativa edilizia da parte da parte della pubblica amministrazione. Quindi questo tipo di ragionamento non si può applicare al FOIA, anche perché la pubblica amministrazione nell'applicare il FOIA dovrebbe in qualche misura prescindere dall'interesse specifico del richiedente, interesse che peraltro potrebbe non essere stato neppure esplicitato in sede di richiesta. E così spero di aver risposto a questa prima domanda. Leggertela subito, è di Lidia Nazzaro. In caso di concorsi pubblici ci sono casi in cui si può fare richiesta di accesso anche se il richiedente non ha partecipato allo stesso concorso? Un piccolo problema tecnico, spero che la connessione regga. Non entra in carica la batteria del computer, speriamo che ci assista per qualche altro minuto. Stavo cercando di risolvere il problema, mi pare di esserci riuscito, scusatemi. Allora, in caso di concorsi pubblici ci sono casi in cui si può fare richiesta di accesso anche se il richiedente non ha partecipato allo stesso concorso? Sì, ovviamente sì, la risposta è sì, però ecco, qui entra in gioco anche altre considerazioni. Innanzitutto il buon andamento amministrativo riferito alla singola procedura. Se si tratta di una procedura amministrativa pendente, ancora in corso, beh, dipenderà anche dall'importanza, diciamo, della posizione in gioco. È successo nella concretezza, diciamo, dell'esperienza amministrativa che per posizioni, per esempio, molto elevate siano state proposte richieste di accesso mentre la procedura selettiva era ancora in corso. Allora, data la risonanza anche mediatica di quelle posizioni, le pubbliche amministrazioni in questione spesso hanno optato per la strategia del differimento al momento di conclusione della procedura, a mio avviso del tutto legittimamente, con l'obiettivo di preservare la serenità di giudizio della pubblica amministrazione, perché immaginate che cosa succederebbe se nomi e relativi curricula finissero in pasto alla stampa mentre ancora la pubblica amministrazione non ha deciso sul vincitore. Ecco, condizionamenti esterni di questo tipo potrebbero essere pregiudizievoli e quindi il modo migliore in questo caso è probabilmente quello di differire l'accesso a un momento successivo a conclusione, cioè della scelta della pubblica amministrazione, così da non, diciamo, destabilizzare l'operato della pubblica amministrazione con, come dire, elementi di pressione esterna. Tuttavia, c'è anche un altro elemento da considerare, e cioè quello dei dati personali dei concorrenti. Qui la valutazione ovviamente è complessa.
Ci sono paesi nei quali, come lo stesso Regno Unito che veniva evocato prima, nei quali in genere l'accesso ai nomi dei partecipanti alle procedure concorsuali non viene reso pubblico a tutela diciamo, della carriera di ciascuno dei concorrenti, che potrebbe essere compromessa, per esempio, dal fatto che il suo attuale datore di lavoro venga a sapere che Tizio ha fatto domanda presso un altro ente, pubblico o privato, esso sia, poco importa, e quindi, diciamo, porlo in una situazione di difficoltà, professionale. Ecco, questo è un esempio di danno concreto. L'ostensione del dato personale di per sé non sensibile, però in questo caso si accompagna a un danno che ha una sua concretezza, una sua rilevanza, e quindi di queste considerazioni certamente la pubblica amministrazione dovrebbe tener conto. Abbiamo qualche altro minuto, io vado in ordine seguendo la sequenza delle domande che sono arrivate. Eleonora Macchi chiede: concorso per titoli ed esami, accesso documentale alle prove scritte e alle domande di partecipazione degli altri candidati per valutare i titoli da parte di un candidato che ha partecipato ma non ha passato le prove ammissibili. In qualche maniera mi sembra che richiamasse quello che dicevi un attimo fa, Mario, in qualche modo forse è assonante alla domanda Sì, di prima. ora qui questa è una questione che ancora una volta si è posta. Per esempio, l'accesso alle prove scritte dei concorsi per la carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esteri. Questo è un caso concreto che si è posto. Ovviamente bisogna di nuovo distinguere tra accesso procedimentale, nel quale, diciamo, l'interessato che non abbia passato le prove ha, diciamo, un diritto più forte, più ampio all'accesso alle prove sostenute, anche ai soggetti che hanno sostenuto quelle prove, perché ovviamente può essere funzionale quell'accesso alla tutela di una posizione giuridica, dall'ipotesi invece di accesso mediante FOIA, nel qual caso la finalità dell'accesso dovrebbe essere di nuovo quella di verifica del corretto operato della pubblica amministrazione. E allora qui, per esempio, ci si potrebbe orientare verso l'ostensione di prove scritte anonimizzate della corrispondente valutazione che la pubblica amministrazione abbia assegnato a quella prova. Questa è una valutazione, diciamo, di carattere personale, che è frutto di approfondimenti anche di tipo comparatistico che abbiamo effettuato come Centro FOIA, però segnalo che su questo invece c'è un orientamento restrittivo del garante per la protezione dei dati personali, che fa leva sulla possibilità, anche se solo eventuale e talora remota, di identificare, per esempio attraverso la grafia, il titolare, l'autore, diciamo, della prova scritta, con conseguenze, diciamo, anche lì non forse non facilissimamente prevedibili, di impatto sul suo percorso professionale futuro, eccetera, eccetera. Cioè, in questo caso il garante prospetta una serie di rischi potenziali. A mio avviso bisognerebbe valutare in modo concreto, in relazione a ciascuna procedura, quanto questi rischi meramente eventuali siano ragionevolmente prevedibili. La ragionevole prevedibilità è infatti un canone di giudizio importante nel valutare il rischio concreto, ed è un canone che si desume direttamente dalla giurisprudenza europea in materia di FOIA. Domanda 29 è Chiara Botta, credo riguardi l'accesso, la richiesta d'accesso a documenti datati sostanzialmente, provo a leggere la domanda ad alta voce. Riguardo il discorso di informazioni non esistenti presso la PA da opporre al diritto di accesso, c'è anche la possibilità di rifiutare un accesso perché è riferito a dati e documenti molto datati, di difficile reperimento, c'è un termine temporale, in qualche maniera è normata, diciamo, il documento considerato ormai superato, come la previsione dei 5 anni per gli obblighi di pubblicazione. No, la risposta è negativa. Non c'è un termine temporale a partire dal quale si può fare l'accesso. C'era una giurisprudenza ormai superata, che inizialmente era orientata, ma è rimasta molto isolata, a negare l'accesso a documenti risalenti a data anteriore rispetto all'entrata in vigore del cosiddetto FOIA.
Mi sembra una giurisprudenza però che come dire, no, non avesse molta sostanza perché la documentazione amministrativa della pubblica amministrazione non ha una data di scadenza, per dirla con una battuta, e quindi i cittadini hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione in possesso della pubblica amministrazione, e ovviamente questo è un, come dire, ne deriva che la pubblica amministrazione ha l'onere di una corretta conservazione di documenti. Anche retrospettivamente, quindi su un arco temporale più ampio dei 5 anni indicati, per esempio, per gli obblighi di pubblicazione. In sostanza, la trasparenza è onnicomprensiva e riguarda tutti i documenti, anche i più risalenti, custoditi, dalla pubblica amministrazione. Grazie per la tua esposizione, grazie per il tempo che hai dedicato alle domande dei nostri partecipanti, grazie ai nostri partecipanti per aver partecipato in maniera più attiva sull'ultima parte di questo webinar. Io innanzitutto vi lascio in chat il link al sito dell'Osservatorio FOIA, in maniera tale da, ne avevamo già visto prima, ma qui trovate l'elenco puntuale dei webinar a cui accennava prima Valentina e verosimilmente di qui a un po' troverete anche la registrazione di questo webinar. Detto questo, diciamo, la giornata particolare in cui il progetto ha diciamo, un ulteriore passaggio, lascerei a Valentina la conclusione di questo webinar, tornando davvero a ringraziare tutti voi. A te, Valentina. Sì, grazie Gianfranco, grazie professor Savino, grazie soprattutto ai partecipanti che hanno seguito questo incontro, ma devo dire hanno seguito anche i precedenti. Infatti stavo scrollando l'elenco dei partecipanti e devo dire fa molto piacere, insomma, che c'è una frequenza, un'assiduità nella partecipazione. Ovviamente vi ringrazio per l'interesse, spero appunto che avremo modo di poter approfondire ulteriormente questa materia che, come dicevamo, è comunque in forte evoluzione. Ci attendiamo avrà delle forti evoluzioni anche nel prossimo futuro. Quindi per il momento un arrivederci, ricordo che tutto il materiale che abbiamo prodotto in questo periodo è disponibile sul sito, dal monitoraggio a tutte le norme, anzi da tutta la giurisprudenza che è stata massimata. Tra domani e lunedì verranno anche pubblicate nuovi pareri, le massime relative agli ultimi pareri del garante della privacy. Quindi arrivederci. Buone vacanze, visto che siamo di fatto in prossimità della pausa estiva. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Ancora grazie a tutti. A presto, grazie mille.